Ci troviamo a Bagnacavallo. Questa è la porta ed è ciò che resta delle mura. Questa foto rappresenta la porta che traccia il confine del centro storico. Poi c'è il comune che si trova in piazza, dove si riunisce la giunta comunale. San Michele è una chiesa che si trova nel centro storico di Bagnacavallo. La torre dell'orologio, anche quella, si trova in piazza. E al suo fianco si trova la fanciulla con le trecce, che è una statua. Anche questa è una statua che si trova nel centro della Piazza della Libertà ed è di fronte al teatro. Il vino Bourson è un vino molto comune dei dintorni di Bagnacavallo. A Boncellino, infatti, si produce. Piazza Nuova è una piccola piazza che hanno fatto da qualche anno ed è circondata da mura. Al suo interno ci sono i pub e piccoli negozi, per questo di sera è molto popolata. La pineta è un luogo protetto, con all'interno animali liberi e selvaggi, c'è molta flora e fauna. Al suo interno si trova anche la palude, che può essere ad acqua dolce oppure salata. Se ad acqua dolce ci bevono i cavalli selvaggi e ci nuotano cigni e altri uccelli. Fosso Vecchio è un canale che si trova a Boncellino, che è una frazione di Bagnacavallo. A Boncellino si trova anche il Lamone, che è un fiume. Negli ultimi anni in questo fiume hanno creato una centrale idroelettrica. Una volta c'era anche un mulino d'acqua, per questo si chiama anche Muraglione. Questo è un esempio di capanna fatta con erbe palustri e canna di palude.